Presentato a Colle a Volturno il volume della giovane ricercatrice Esterina Incollingo, l'universo femminile nella produzione artistica di Luigi Venturini, una monografia in cui vengono analizzate alcune opere dell'artista ligure. Si tratta di una monografia appunto rivolta a Luigi Venturini, scultore ligure che ha operato anche in Molise e nello specifico a Campobasso nel 1956, realizzando il Monumento ai Caduti. Questo è un punto, io lo considero un punto di riferimento, un punto di partenza per quelli che saranno gli studi successivi inerenti all'artista e alla produzione, al suo lascito, in quanto prima di questo volume è stato realizzato un unico studio nel 2002, in seguito ad una mostra allestita in una galleria d'arte di Roma. Ma in realtà anche per la sua vicinanza al fascismo, in quanto negli anni 30 e 40 del secolo scorso lui lavorò per il regime fascista a Roma, fu diciamo allontanato tra virgolette dalla sfera pubblica, un po' anche per il suo carattere molto, molto chiuso, introverso e riflessivo, e per questo è stato poco conosciuto e anche poco studiato. Un accurato lavoro di archivio attraverso il quale la scrittrice ha voluto riportare in auge una figura purtroppo poco conosciuta. Questo volume vuole essere appunto un punto di riferimento per gli studiosi, sfogliando un qualsiasi catalogo o comunque manuale di storia dell'arte anche a livello diciamo universitario, non si trova la voce Luigi Venturini, nemmeno un paragrafo di 3 righe. E quindi era doveroso realizzare questo studio che da un lato ricostruisce le sue vicende biografiche e della sua produzione artistica, dall'altro appunto restituiscono una pagina della storia dell'arte italiana del Novecento, tuttora poco indagata, fornendo un censimento, una catalogazione dello stato dell'arte appunto della sua produzione. L'interesse della dottoranda dell'Università degli Studi del Molise nasce in seguito all'esposizione delle opere di Venturini in una mostra permanente nel comune di San Giovanni in Galdo.